Siamo sul prato della Rocca dove è stato riportato il faro votivo che nel 1928 Metti da qualche parte, fu collocato leggete in ti sento cima più basso, non... no, si alza, alla Rocca. infatti, oh, si fa da Grazie a un qui. comitato cittadino coordinato da Mario Rossi, che lo vediamo qua. Questo faro è ritornato in rocca, però non sulla rocca, nella rocca rimarrà spento, ma insomma un faro votivo che era finito in un fondo di magazzino è ritornato nella sua sede, diciamo, più appropriata. Allora Mario, sei contento di questo risultato o c'è qualcosa che ancora ti amareggia? Sono contento, molto contento, però come tutte le cose, quando si parte, alla fine c'è sempre qualcosa che amareggia. Cioè, qual è che cosa ti amareggia in questo momento? Mi amareggia tutta la problematica che c'è stata da parte di chi non vuole il faro, come conosci bene, come sono stati fatti gli articoli ultimamente sul giornale, e non è cambiato niente dagli anni 60 ad oggi. Cioè, in che senso non è cambiato niente? Non è cambiato niente perché delle forze politiche che oggi ci amministrano, il faro secondo loro è un faro fascista, cosa che a me, come ha già detto avanti, perché è stato messo, non mi risulta. Questo faro è stato messo in onore della guerra del 15-18. L'hanno messo negli anni 20, però non c'entra niente col fascismo. Ma te lo sai che ieri c'è stata una domanda di attualità per l'articolo 57 del regolamento, dove tra l'altro si dice: ritenuto che il regime fascista avesse inteso collocare tale faro sulla sommità del Colle di Samignato, non tanto quale omaggio dalle vittime italiane di tutti i conflitti bellici, quanto piuttosto come strumento di retorica, se non di apologia della guerra e dei suoi valori. Qui parlano chiaro, dice che il faro fu fascista. Appunto, ma oggi siccome l'articolo 142 della Costituzione dice che la verità, a un certo punto uno può dire è rosso e l'altro dice che è nero, poi alla fine vince sempre chi insiste a dire che è rosso. Ma io, che questi che hanno firmato, che sono Veronica Bagni, Francesco Lupi, Filippo Malatesti, Simone Giglioli, Marzia Bartoli, te li conosci? Io li conosco, anzi addirittura questo Simone Lupi mi sembra, No, no, Simone Giglioli, Francesco Lupi. Francesco Lupi da ragazzino lo portavo con il pulmino a scuola, quindi ha cambiato tanto questo ragazzo, però non credo che sia la parte spontanea lui, sua, la cosa penso che sia un po' manovrata da persone che stanno dietro alle quinte e questo danneggia anche Qualche nome si può l'amministrazione fare? comunale, ma insomma fare dei nomi, basta leggere il giornale di stamani mattina di quei cinque e poi basta vedere tutto ciò che fu scritto all'inizio, diciamo dagli anni 70 in poi, chi erano queste persone, era lo zoccolo duro, diciamo, del PC. Però io sono stato e lo sono ancora un uomo di sinistra, ma nelle cose giuste come questo non ho mai a un certo momento fatto una polemica, perché fare polemica su questo vuol dire distruggere tutto. Mi sembra Il anche faro però non è un simbolo fascista. Il simbolo fascista oggi, se lo devo dire, è loro, perché loro stanno facendo una dittatura sul faro quando non sanno cosa vuol dire faro. E questo mi preoccupa. E di fatto mi sembra che siano un po' sprovveduti di notizie, perché per esempio sempre in questa domanda di attualità a un certo punto dicono che, ricordato che tale faro fu posizionato sulla rocca di Federico II nel 1928 e che lo stesso venne quindi distrutto a seguito dei bombardamenti che colpirono la torre il 23 luglio 1944, ora è vero che un bombardamento o la mina buttano giù sempre una cosa, un oggetto, però non fu bombardato, fu minato, che è una Certo, cosa ben diversa. allora Quindi vuol dire che non sanno neanche come fu buttato giù, mi spendo due sembra. parole. Mi piacerebbe, siccome il comitato coordinato ha sottoscritto, in questo comitato ci sono delle associazioni, ci sono persone,
una certa età, ci sono persone, degli intellettuali. Il comitato ha a sé un fascicolo di circa 100 e rotti pagine. In queste pagine ci sono delibere e documentazioni. In questa documentazione, negli anni 60, quando fu ricostruita la Rocca, la Repubblica di Bonn, la Repubblica di Bonn mandò un faro a San Marco. Il faro non era quello, perché era stato distrutto dai tedeschi, però un faro che stasera abbiamo questo onore di farlo conoscere ai cittadini. Questo faro sette per anni chiuso in un locale, perché nessuno lo voleva, grazie alla Proloco che l'ha presa in consegna, perché altrimenti questo faro non ci sarebbe stato. Quindi un comitato di cittadini da allora raccolse 381.000 lire, allora a quei tempi c'erano 381.000 lire, ognuno di noi cittadini, chi pagò 5.000 lire, chi ne pagò 2.000. Quindi, per sdoganare il... Scusa se ti interrompo, codesto ti posso darne atto, che mi ricordo, siccome c'era a quei tempi la dogana, bisognava pagare il dazio, e dalla Germania quindi doveva essere pagato il dazio, non avendo l'associazione mutilata e invalidi soldi, fece una sottoscrizione. Mia madre gli dette 500 lire e la sua retribuzione giornaliera, che lavorava nella fabbrica De Nastri, era di 500, quindi praticamente dette tutto la paga di una giornata. Perché sentiva a un certo momento, dopo tutti i problemi anche che c'è stato dopo la guerra e poi, sentiva, tutti i cittadini sentivano il bisogno di ritrovare, di rivedere questo fascio di luce che arrivava, diciamo, da Samiato sul Montalbano, dal Montalbano sul Monte Pisano, costeggiava tutte le belle colline che ci aggirano a Samiato. Io mi ricordo degli aneddoti che mi hanno raccontato sul faro: le persone aspettavano la luce del faro per infilare l'ago. Mi ricordo degli aneddoti che stasera le dirò, che tante persone, diciamo, che avevano vissuto, figli, madri, vedove, insomma, che avevano avuto anche i mariti morti in guerra, dicevano ai nipoti: vedi quella bella luce, sono gli angeli che pregano per questi, questa non la sapeva, bella, per questi nostri zii morti in guerra. Quindi c'è una storia questo faro. Non possono questo gruppo di 5 scalmanati, perché io li chiamo scalmanati, scusami Beppe se arrabbio, scalmanati pure, che non sanno neppure alzare la mano in consiglio Ricordati comunale. Ricordati che questo viene pubblicato. Non mi interessa niente. Non possono dire che il faro è fascista. Il faro non è fascista. Il faro è un segno di pace che ricorda tutte le guerre. Nel 29 ci fu una forte crisi a livello mondiale. I Saminiatesi, piccolo commercio, come tu sai, a Samiato era una zona di turismo e di commercio, piccole botteghe, soffrirono, diciamo, questa crisi. Il faro aiutava non solo a far conoscere, a fare sui caduti, ma aiutava anche il viandante a venire a Saminiato, perché dal basso vedevano questo fascio di luce e arrivava per forza a Saminiato. Lo scopo del comitato, che ne faccio parte, era sì, in onore dei caduti di tutte le guerre, onore per la pace, però lo scopo dei caduti era, lo scopo nostro, scusami, era quello anche di far tornare le persone a Saminiato, che oggi ce n'è bisogno. Quindi, oltre che a un faro votivo, era anche un motivo di richiamo per il turismo. Ma certo, era un richiamo per il turismo. Ma forse oggi non è più a questo livello di allora, perché insomma ora se tu vedi il Val d'Arno è tutta una luce, a quei tempi era tutto buio, quindi il faro avrebbe perso in ogni caso un po' del suo fascino. Per niente, a un certo punto il faro lo vedevano da Milano, lo vedevano da Livorno, lo vedevano da San Geminiano, lo vedevano da Bottella. Da Vinci, non c'era la luce che c'era ora. Però questo faro
a un certo momento ha dei ricordi. Questo faro è inutile che dicano che non è una cosa storica. Questo faro è un evento storico. Mi hanno raccontato altre persone che per 5-6 anni il faro è stato spento per delle vibrazioni. La Galileo Galilei di Firenze lo accomodò, lo riportarono, lo dovettero riportare un'altra volta e come stasera, come vedi dall'intervista che sta facendo, il faro non funziona. Quindi i Saminiatesi andavano dal potestà a quei tempi a reclamare perché il faro non si accende, perché questo, perché l'altro, andavano perché volevano vedere il faro, non era tanto quella bellezza, tanto il ricordo, ma era anche quelle scene matte che venivano fatte sul prato della Rocca. E tutti insieme, chi portava un paniere col pane, chi portava un salame, era una cosa... Un po' come stasera allora. Un po' come stasera, grazie a chi ha tirato fuori di fare stasera la scena matta. Ricordiamo quei lontani tempi che oramai non ci sono più. Spero che l'amministrazione comunale prenda atto di tutto ciò che ha fatto, il comitato continua a lavorare sul faro, non sul faro ma anche su altre cose. Cioè su cosa? Per esempio sulle lapidi? Sulle lapidi in primis. Vittorio Gabbanini ha detto che anche lui ci avrebbe dato una mano, io me lo auguro, ma io posso capire anche Vittorio perché c'ha un contorno dietro, non solamente l'opposizione, ma anche altre persone del suo gruppo che lo ostacolano. Questo è difficile da governare con certe persone. Io sai, sono un po' maglietta. Scusa se ti interrompo, ma te che tu hai avuto contatti non solo con i Saminiatesi, ma anche con le persone che abitano a Saminiato Basso, nei contadini, eccetera. Ma di questo faro ne parlano? Sono contenti che ritorni? Non gliene frega nulla? Oppure hai avvertito che c'è un certo interesse? Allora, questo mi ha fatto una domanda da 100 milioni e io ti rispondo con la pura franchezza. Ma con la pura franchezza. Io sono stato uno di quelli, per primo, come tu sai Beppe, che sono andato a fare le firme, a far firmare quel documento, a prendere una petizione di firme, siamo arrivati a 800 firme. Coloro, anche di Saminiato Basso, che io pensavo a Saminiato Basso ci fosse un pochino più lo zoccolo duro, hanno firmato più a Saminiato Basso, sul Pontegola, diciamo nella pianura, che a Saminiato. È questo che non riesco a capire. E tutti ciò che firmavano dicevano, domani lo dico a Tizio, vieni. E io andavo e firmavano. Poi abbiamo smesso perché avevamo trovato un accordo con l'amministrazione comunale sul faro di portarlo. Diciamo, e allora come te lo spieghi te, questo ripensamento all'ultimo momento? Anche perché io ho sentito che il segretario coordinatore del PD, il professore, si chiama Massimo Baldacci. Beh, disse, non sarebbe uno dei miei pensieri principali, però credo che sia una risoluzione onorevole rimettere questo faro, che è il simbolo di tanti ricordi, nel sistema museale, e quindi rimetterlo in Rocca. Dopo questo è venuto fuori tutto questa grande... Quello che ha scritto Baldacci, devo dire che è una cosa da coordinatore del comitato comunale, se avessi saputo Baldacci che c'era tutte queste cose... Averle scritte sarebbe stato ancora più che mai, non voglio dire un ganso, ma un grande. Però Baldacci ha una intelligenza, perché lo conosco da molto tempo, e ha certe pisciatine, piccionate, chiamale come tu vuoi, ci è passato di sopra. Sono convintissimo che Baldacci è stato chiamato in quella riunione del PD, perché l'ha scritto su Facebook e l'ho sentito dire anche da altri, diciamo, da altre persone. Quindi Baldacci, a mio avviso, è stata una persona intelligente. È il gruppo che ha a sé, che non sa neppure cosa vuol dire. Non sa neppure cosa vuol dire questo faro. Perché se mi spiegassero, proprio anche domani, o domenica, o stasera, se vengono e nell'inaugurazione, guardate, il faro ha questi requisiti, mi potrebbero fare anche convinto, ma siccome fanno polemica in senso da frutti, in senso a dire niente,
solo il faro non si accende, solo il faro è un faro fascista, solo questo. Allora o non si ascoltano queste persone, non merita ascoltarle a mio avviso. Però hanno avuto peso, fare. Perché le cose hanno sono... avuto peso, il programma ha avuto una bella... Beppe, sono cose che riguardano nell'interno suo. Penso che non suo sia di chi? Del gruppo. Penso del che non... gruppo PD. Del gruppo PD. Ma penso... anche come te lo spieghi? Perché il gruppo del consigliere è fatto di 12 persone e qui sono solo 5 che hanno firmato. Quindi sono una maggioranza all'interno della maggioranza. Sono una minoranza all'interno della maggioranza. Sono una minoranza all'interno della maggioranza. È comica la faccenda. Quindi la cosa no? È comica. Io se l'avessi fatto questa opposizione, un partito come SE o come Rifondazione Comunista, è giustificabile perché loro sappiamo come la pensano, ma il problema è fatto all'interno. Penso, credo che ci sia altri problemi all'interno. Siamo vicini alle elezioni, che devo dire, da questo capisci tutto. Siamo vicini alle elezioni. Per questo anche per Vittorio Gabannini, la rimessa del paro, anche da parte nostra, dovrebbe essere uno stoppo anche di... Certo, è mancata una occasione d'oro, poteva essere questa la ricollocazione del faro, una festa condivisa da tutti, perché in effetti questo faro non è né fascista, né comunista, né democristiano, è soltanto un faro votivo che vuole ricordare tutti i morti, ma non solo quelli della guerra 15-18, la seconda guerra mondiale, le stragi, i morti partigiani, i morti sul lavoro, che sono un'altra guerra. Ecco, voglio dire, di fronte a questi sentimenti che il Comitato ha sempre avuto, come si può spiegare, secondo te, questa ostilità a un faro che è un simbolo di memoria? È un simbolo di memoria. Capisco perfettamente. Eh? Saranno loro a assumersi delle responsabilità e a agire e a dire alla cittadinanza di San Miniato o ai suoi compagni o a chi il motivo. A me mi preoccupo più di tanto. Saranno loro. Va bene. Finisci noi qui. La pensiamo così. Finisco e dico che le barricate, le guerre, sembra di fare la guerra come Don Chisciotte. A queste cose noi non ci vogliamo scendere. Bravo, grazie.